Guardi, te lo lancio! I miei lanciarazzi! Gli eroi non sparano alle persone, Timbuktu! Beh, un'altra cosa che non fanno gli eroi è combattere senza rinforzi! Ah, il cibo era un po' piccante, ma... torno fra un attimo. Ok, ma sbrigati! Forse ho un piano per risolvere il problema del drago! Ciao, Gwen! Addio, Gwen! Meglio improvvisare! Non ti conviene mangiarmi! Provoco fastidiosi brucioni di stomaco! Smettila di perdere tempo, drago volante! Usa il tuo soffio! Non su di me! Siete solo dei moscerini ingrati! Eppure vi ho salvato la vita moltissime volte! Sì, ma da una situazione che hai creato tu! Causare problemi per poi risolverli è orribile! Ben, guarda! Perché il drago non ti sta attaccando? È distratto! Penso che il motivo potrebbe essere il calore! Oh, andiamo! Sei riuscito di nuovo a rovinare tutto! Pazzesco! Questa storia del dragone è un imbroglio! Siamo entrambi d'accordo sul non essere d'accordo, ma ora mi congedo con queste parole di addio. Pilota automatico! Pilota automatico? Per cosa? Ma perché faccio domande stupide? Fate i bravi, ragazzi! Oh, accidenti! Ben! Il drago è attratto dal calore estremo! Calore estremo? Ma sono io! Questo spiega perché non mi lascia stare! Ma magari hai scoperto qualche altra cosa, cugina! Come fai, Timbuktu, a controllarlo? Sul collo ha un dispositivo! Liberatene e forse si calmerà! In queste cose sono un vero fenomeno! Adesso è tutto sistemato! O forse no! Ecco, ora mi sembra più arrabbiato! Quel sito sui draghi ha altre idee? La musica doma la bestia selvaggia? Deve andare in letargo! Sei seria? È mezzogiorno! Pensa! Cosa mi invento per farlo addormentare con tutta questa luce? Magari puoi portarlo in qualche posto senza luce! Ah, la caverna! Grazie, Gwen! Io lo attiro di nuovo nella caverna! Tu occupati della musica! Della musica? Ma come faccio? Giusto, internet! Piace il calore? Ne ho in abbondanza! Ah! Sì, sono io! Vieni a prendermi! Qui, piccola... quello che è... Oh, cielo! Fammi solo riprendere fiato. L'ho ripreso. Il posto deve essere caldo e accogliente. Adatto a un drago! Accomodati! Credici di smettere di spaccare tutto e riposarti per un po'? Oh, che carino! Forse non ti serve la musica per... Ma se insisti! Però non sono un grande cantante, speriamo bene. Ti prego, no! Vuoi davvero cantare? Salvavo il Giappone mentre ti aspettavo! Ci penso io. In giro per negozi? No, vorrei riposarmi. Portami qualcosa di bello. Certo. Oh, ciao, nonno. Oh, sono pieno. Ehi, ragazzi, siete pronti a... A dopo! Gwen, avvertimi prima di farlo. Allora, il drago ti ha sfiancato? Già, sono sfinito. È bello aver avuto ragione su Timbuktu, però... Credi di essere come lui perché volevi dimostrare il tuo valore? Sì, più o meno. A volte sei orgoglioso, Ben. Ma la grande differenza è che tu non sei la causa dei problemi che risolvi. Alla fine è questo che conta. Grazie, nonno. E a dirla tutta, non ci sarei riuscito senza Gwen. Oh, che dolce! Per fortuna su internet c'è tanta roba sui draghi. Il drago non è stato tosto quanto il robot di Timbuktu. Non voglio vedere mai più uno di quegli affari. Allora riporterò indietro questo robot che avevo preso per tirarti su di morale? L'ho superata! È super tosto! Grazie ancora, cugina. Oh, giusto! Sì, voi non avete mangiato. Andiamo a prendere qualcosa. Chissà se al drago piace il sushi. Se gli piace, ci dispiace. Lasciane un po' anche a noi, Ben.